A Biancavilla ieri la partenza del Giro d'Italia girone E. Ai nostri microfoni l'ex assessore regionale al turismo Sandro Pappalardo, nonché rappresentante dell'EMET, l'Ente Nazionale del Turismo. Ho sognato la grande partenza del Giro d'Italia dalla Sicilia, insieme ovviamente al presidente Musumeci. Oggi vedere questo sogno si è realizzato per me è un grandissimo orgoglio. All'interno del Giro d'Italia, e credo che non si possa mettere in discussione il fatto che il Giro d'Italia è una grandissima operazione di marketing per la nostra Sicilia. Pensate a quanti milioni di persone in giro per il mondo, grazie ai mass media, vedono le bellissime immagini della nostra regione siciliana. All'interno di questo giro, come Agenzia Nazionale del Turismo, abbiamo incardinato questo Giro E, giro che seguirà tutto il Giro d'Italia. Oggi abbiamo l'onore che parte a Biancavilla, pedalata assistita, quindi due giri d'Italia, uno quello tradizionale e il giro di pedalata assistita. Siamo tra l'altro l'unica nazione che abbiamo questa esperienza, speriamo di poterla riproporre anche in futuro. Oggi siamo riusciti a avere la partenza del Giro E del nostro bellissimo comune, e qui devo ovviamente Carmelo mancare. È un onore per me rappresentare la Sicilia all'interno della grande famiglia dell'Agenzia Nazionale del Turismo, e ovviamente è un onore per me rappresentare il mio paese Biancavilla all'interno dell'Agenzia Nazionale del Turismo. Stiamo cercando di fare il possibile in questo momento di grande crisi per promozionare il nostro bel paese con tutte le difficoltà che non possiamo negare, perché in questo momento il pilastro del turismo è un pilastro che sta purtroppo in grandissima difficoltà. È il comparto che prima di tutti ha risentito della crisi, della pandemia. Presumibilmente sarà il comparto che ripartirà per ultimo, ma dobbiamo fare di tutto per stare accanto ai nostri imprenditori che stanno in maniera molto, molto grave soffrendo questa crisi. Un po' di nostalgia dall'assessorato al turismo siciliano. Beh, la nostalgia ovviamente c'è, io ho messo il cuore in quel incarico che ho avuto l'onore di ricoprire grazie al presidente Musumeci, grazie a Giorgia Meloni che mi individuò. Ovviamente ho lasciato il cuore ora di seguire la Sicilia dall'Enit, ma è ovvio che il contatto quotidiano con la popolazione della mia regione ovviamente un po' manca. Praticamente purtroppo per quello che è successo col Covid, come si sa, le feste patronali sono state annullate, però abbiamo avuto la possibilità di far partire questo Giro E, la partenza qua in Piazza Roma. È uno sport nuovo. Importante secondo me anche sarà il futuro delle bike, queste biciclette con la pedalata assistita. È un bel spettacolo anche se ci sono molte persone, però l'importante è che non creiamo assembramento e sarà una bella giornata sicuramente. Alfredo, un biancavillese doc, sempre intorno al Giro d'Italia alle biciclette, un amore e una passione che parte sin da bambino. Anche oggi artefice tu di questa partenza del Giro d'Italia Gruppo E a Biancavilla. La mia passione c'è, quello che a me mi preme di più è far conoscere e far vedere Biancavilla, che non è nel solito tram tram quotidiano, ma con effetti e con una manifestazione eccezionale diamo un contributo a far vedere la città, la nostra città, per quello che effettivamente rappresenta.